Ciao, oggi parliamo di insulina e resistenza. Io sono Emanuele, se ti stai chiedendo chi sono diabetico da più di 15 anni e sono uno studente di medicina. Ma prima di cominciare il video, metti un mi piace qua sotto, fai la tua buona azione per un ragazzo malato, qua sotto è un bel mi piace, un iscriviti, eh? Mi fai contento, ok, perfetto. Diamo un'informazione più dal carattere medico riguardo che cos'è l'insulina e resistenza. Si parla di insulina e resistenza quando le cellule diminuiscono la propria sensibilità riguardante l'insulina. Cosa significa tutto questo frasone? Questa frase significa che le cellule del nostro organismo hanno una sensibilità minore, cioè l'ormone in questione, cioè l'insulina, di cui effetti ho parlato in un altro video che ti lascio o nelle schede che non mi ricordo se sono di qua o di qua, comunque qua sotto lo trovi. E riguardante quindi l'azione di questo ormone, l'insulina ha quindi un effetto minore sulle cellule. Cosa significa che un effetto minore? Significa che per avere lo stesso effetto che avevo in precedenza, l'ormone deve essere prodotto in quantità maggiore. Questo determina due cose. Il primis determina il fatto che il corpo deve andare incontro a uno stress ulteriore e questo determina un invecchiamento precoce. Seconda cosa significa che col tempo l'efficienza riguardante l'insulina diminuirà sempre di più e il corpo arriverà a un punto in cui non sarà più in grado di rimuovere quindi il glucosio in eccesso dal sangue. No, ricordiamo che l'azione dell'insulina è rimuovere il glucosio in eccesso dal sangue, permettendo che questo venga assorbito quindi dai tessuti. Se non viene più assorbito, questo verrà poi accumulato nel fegato e a livello del fegato poi questo, come vedremo tra poco, si tra virgolette ingolferà, diminuirà la sua efficienza e verranno iniziati a produrre i chetoni. I chetoni andranno, se vengono accumulati in eccesso, sono tossici per l'organismo in quanto vanno a variare il pH del corpo. Una volta che il tuo pH è variato, boh, sei morto. Fine. No, sto scherzando comunque. Per fare un esempio di cosa può accadere con la variazione del pH è va a influire sulla struttura delle proteine. Per capire l'importanza delle proteine vi basti pensare che una malattia come la sindrome di Alzheimer è causata dalla degenerazione o comunque non la struttura corretta di alcune proteine. Cosa aumenta la probabilità che venga? Me lo sono scritto perché altrimenti non me lo ricordo. Sovrappeso, sedentarietà, pressione alta, colesterolo alto, trigliceridi alti, glicemia, digiuno alta. Più in generale possiamo parlare quindi di sedentarietà, che in poche parole si traduce in ti piace guardare Netflix, ti piace mangiare i panini col salame. Adesso andiamo a vedere quali sono i sintomi che tu puoi incontrare riguardanti questa, chiamiamola patologia, non è una patologia, è più che altro una condizione, in quanto non influisce in modo diretto, ma agisce in modo indiretto e agisce con il passare del tempo, un po' come altre malattie, altre condizioni. Me ne sono scritte anche qua, infatti queste condizioni e questi sintomi che andiamo a vedere non sono diretti dovuti dalla patologia o dalla condizione, in base a come la vogliamo chiamare, ma sono diretti dalla situazione di iperglicemia, quindi quando siamo nelle fasi precoci di questa situazione non fisiologica e abbiamo quindi questi sbalzi glicemici verso l'alto che poi verranno corretti tramite una maggiore produzione di insulina, andiamo a vedere quindi cosa percepisce il corpo umano. Spossatezza e sonnolenza, senso di fame spropositato, difficoltà a concentrarsi, problemi arteriosi come possono essere avere dei trombi, aumento del colesterolo cattivo che è VLDL, quindi avremo la formazione di placche aterosclerotiche che ricordo essere cellule facenti parte del sistema immunitario che hanno inglobato dentro di sé vescicole di grasso, detto in modo semplice, e questo li porta al dato che non sono in grado di degradarlo perché è in eccesso, cioè troppo grasso rispetto a quello che loro sono in grado di degradare, queste vanno incontro a morte e muoiono adese alla matrice extracellulare, cioè all'endotelio, sostanzialmente che è la parete dei vasi sanguigni. Andremo anche inoltre a una condizione di fegato grasso. Cosa significa fegato grasso? È fegato grasso quando viene accumulato grasso in generale un po' in tutto il corpo, ma soprattutto a livello del fegato, in quanto il fegato, oltre ad essere importante per tutte quelle sono funzioni di detossificazione del corpo, è importante anche per quanto riguarda tutto il metabolismo e per quanto riguarda i grassi, la degradazione dei grassi viene solo esclusivamente a livello del fegato. Quindi significa che se non siamo più in grado di avere un fegato che funzioni in modo efficiente, comunque anche altre cose come ad esempio l'alcol, quando non abbiamo più un fegato efficiente abbiamo una carenza in tutte quindi le funzioni metaboliche. Tra i sintomi ci metto anche il diabete, in quanto è sia una causa sia un sintomo, in quanto io sono stato ricoverato in un ospedale che non avevo insulina resistenza, l'ho sviluppato in determinate situazioni, poi l'ho passata, vediamo come più avanti. Quindi può essere sia una causa sia un sintomo. Adesso arriviamo alla parte difficile, cioè come si combatte l'insulina resistenza. Semplicissimo, si combatte con
dieta e attività fisica volte al dimagrimento. Fine. Pare semplice. Magari, detto ciò, facciamo un breve per spiegare cosa abbiamo detto. Quindi, che cos'è? Si parla di insulina resistenza quando diminuisce l'efficienza che le nostre cellule hanno nei confronti di un ormone, cioè l'insulina. La glicemia si alza e poi tu muori. Fine. Abbiamo detto da cosa può essere causato, quindi prettamente la sedentarietà, non fare attività fisica, dieta sbilanciata, così via. Ricordiamoci anche che i sintomi, tra che abbiamo citato, sono dovuti prettamente a situazioni di iperglicemia. Quindi situazioni in cui glicemia alta, che sia può essere sia in pazienti diabetici sia in pazienti non diabetici, che hanno ovviamente range diversi, in quanto nei pazienti diabetici non vengono prodotte né insulina né glucagone. E basta, pensiamo di aver detto tutto. Ti ricordo di lasciare, se non l'hai ancora fatto, un mi piace, un commento, di iscriverti qua sotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!